Benvenuti sul mio canale YouTube dedicato ai viaggi. Sono entusiasta di portarvi in un'avventura attraverso le meraviglie del mondo. In questo video andremo in Croazia, un viaggio tra le perle nascoste del mare Adriatico. Prima tappa, Rovigno. Rovigno è una piccola città pittoresca situata sulla costa occidentale dell'Istria. Le sue strette strade acciottolate, le case colorate e il porto ricco di barche da pesca creano un'atmosfera romantica e accogliente. Non perderti la salita alla chiesa di Santa Eufemia, che offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul mare. Durante il giorno, Rovigno offre molte attività. Puoi visitare il Parco Naturale della Palude, un'area protetta con una ricca biodiversità, o andare in bicicletta attraverso i sentieri nella campagna circostante. Se sei un amante del mare, potresti voler provare lo snorkeling o il diving nelle acque cristalline dell'Adriatico. Per i buongustai, Rovigno offre numerosi ristoranti e trattorie dove si possono degustare piatti tipici dell'Istria, come il tartufo bianco, il prosciutto istriano e l'olio d'oliva locale. Quando il sole tramonta, la città si anima con una vivace vita notturna. Il Valentino Cocktail and Champagne Bar è un posto da non perdere. Situato sulla costa, offre un'ampia selezione di cocktail e champagne di qualità, mentre si gode una vista mozzafiato sul mare. Se preferisci la musica e il ballo, la discoteca Mediterraneo Bar è il luogo perfetto. Conosciuta per le sue feste sulla spiaggia e la musica house, questa discoteca è l'ideale per ballare fino all'alba. Rovigno, con il suo mix di cultura, natura, gastronomia e vita notturna, è sicuramente il punto di partenza perfetto per il nostro tour in Croazia. Seconda tappa, Zara. Zara è una città storica situata sulla costa dalmata della Croazia. Conosciuta per il suo ricco patrimonio storico e culturale, Zara è un luogo affascinante da esplorare. Il suo centro storico è un labirinto di stradine strette e piazze, punteggiate di chiese romaniche e rinascimentali, nonché di rovine romane come il foro. Assicurati di visitare l'organo marino, una straordinaria opera d'arte e architettura che suona musica creata dalle onde dell'Adriatico. A poca distanza c'è un altro punto di riferimento moderno, il Saluto al Sole, una installazione di luci solari che crea spettacolari giochi di luce al tramonto. Durante il giorno esplora i numerosi musei di Zara, come il Museo Archeologico e il Museo del Vetro Antico. Se sei un amante della natura, non perdere una gita al Parco Nazionale delle Cascate di Krka o al Parco Nazionale di Paklenica, entrambi facilmente raggiungibili da Zara. Per quanto riguarda la vita notturna, Zara ha molto da offrire. Il Maraschino Bar è un elegante lounge bar dove potrai sorseggiare cocktail ben miscelati in un'atmosfera sofisticata. Per una serata di ballo, dirigiti verso il club L'Edana, situato nel parco della città. Questo locale offre una varietà di generi musicali suonati da DJ internazionali, creando un'atmosfera elettrizzante. Che tu sia un amante della storia, della natura, dell'arte o della vita notturna, Zara offre un'esperienza indimenticabile per tutti. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Tappa 3. Hvar. L'isola di Hvar, situata nel mare Adriatico, è una destinazione che combina perfettamente la bellezza naturale, la storia e una vibrante vita notturna. Conosciuta come l'isola più soleggiata della Croazia, Hvar offre spiagge di ghiaia e acque cristalline, ideali per nuotare, prendere il sole o praticare sport acquatici come il diving. Il centro storico di Hvar è caratterizzato da strette stradine medievali, case in pietra con tetti in tegole rosse e una piazza centrale dominata dalla cattedrale di Santo Stefano. Puoi esplorare la fortezza spagnola, un castello del XVI secolo situato in cima a una collina che offre una vista mozzafiato sull'isola e il mare circostante. Durante il giorno prendi una barca per le vicine Paklenio-Toci, un gruppo di isolette incontaminate con bellissime baie e spiagge. Puoi anche visitare i campi di lavanda dell'isola, particolarmente suggestivi in giugno e luglio, quando la lavanda è in piena fioritura. Al tramonto dirigiti verso il Hula Hula Beach Bar, un punto di riferimento di Hvar, noto per i suoi party sulla spiaggia e i mozzafiato tramonti sul mare. Al calare della notte, l'isola si anima con una vivace scena di vita notturna.
Il Carpe Diem Beach Club, situato su un'isoletta di fronte al porto di Kfar, è una discoteca famosa che attrae una folla internazionale. Qui potrai ballare sulla spiaggia, sotto le stelle, fino all'alba. Tappa 4. Dubrovnik. Dubrovnik, spesso chiamata la perla dell'Adriatico, è la nostra ultima tappa. Questa città, patrimonio dell'UNESCO, è famosa per le sue imponenti mura medievali, le affascinanti stradine di marmo e la vista mozzafiato sul mare Adriatico. Durante il giorno, passeggiare lungo la Stradun, la strada principale della città vecchia, è un'esperienza da non perdere. Puoi anche camminare sulle mura della città per avere una vista panoramica di Dubrovnik e del mare Adriatico. Se sei un fan di Game of Thrones, un tour dei luoghi delle riprese ti mostrerà dove sono state girate alcune delle scene più iconiche della serie. Per un'esperienza unica, prendi la funivia fino al monte Srd per una vista mozzafiato sulla città e sulle isole circostanti. Puoi anche fare una gita in barca alle vicine isole Elafiti o alla più conosciuta isola di Lokrum. Quando il sole tramonta, Dubrovnik offre una vivace scena notturna. Il Buza Bar è uno dei luoghi più unici per un drink, con il suo ambiente rilassato e una vista spettacolare sul mare Adriatico. Se preferisci una serata di danza, il Culture Club Revelin, una discoteca all'interno di una fortezza del XVI secolo, è il posto perfetto. Offre serate con DJ di fama mondiale in un ambiente davvero unico. Con la sua ricca storia, la bellezza mozzafiato e la vivace vita notturna, Dubrovnik offre un finale perfetto per il tuo tour croato tra le perle nascoste del mare Adriatico. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.